Siamo qui con Alessandro Daldos, che è tornato dalla sua trasferta in Oceania. Alessandro, è la prima volta che ci andavi, torni qui in Italia con quattro medaglie. Che cosa ci racconti di questa esperienza? Una grande esperienza, è stato bello, è stato emozionante andare dall'altra parte del mondo a sciare. È stato emozionante sentire l'inno d'Italia dall'altra parte del mondo, insomma. Erano le prime gare di Coppa del Mondo della nuova stagione e diciamo che è cominciata nel migliore dei modi. Partiamo appunto dalla Nuova Zelanda, argento in slalom, oro in super combinata, non male come inizio. Sì, lì abbiamo fatto i primi due slalom, abbiamo fatto due argenti, è stata un po' una gara a eliminazione, tra virgolette, però è andata bene. E poi la super combinata dove abbiamo fatto un super di molto buono che ci ha permesso poi di vincere. Peccato il giorno dopo c'era il super G a sé stante, insomma, e lì a quel punto partivo da favorito, visto il Super G fatto il giorno prima, però insomma siamo partiti male e alla fine siamo caduti, insomma ci è andato un po' E a schifo. anche in Australia, diciamo, è andata bene con gli argenti in gigante. Le Sì. differenze che hai trovato anche come neve o come avversari tra una tappa e l'altra? Ma le differenze come neve, insomma, cambiata completamente, perché in Nuova Zelanda abbiamo trovato un terreno molto duro, addirittura montato dove si sono disputate la super combinata e il super G era al limite, diciamo, perché era veramente durissimo, mentre in Australia era al limite dall'altra parte perché la neve ormai era più che primaverile, insomma si stava sciogliendo tutto, quindi condizioni completamente diverse. In una categoria come la tua, quella dei blind, che ti devi affidare in tutto alla tua guida Davide Riva, quanto è importante il feeling che si è creato tra di voi e quali sono magari gli aspetti che avete visto che dovete migliorare dopo questa trasferta? Ne avete parlato, immagino. Sì, certo, c'è sempre da migliorare, noi stiamo costruendo un rapporto che comunque è sempre in divenire, insomma, ci siamo trovati subito bene, comunque stiamo ancora costruendo. E in slalom in Australia siamo usciti, ho incontrato e proprio lì ci è servito questo errore per capire come dobbiamo affrontare meglio certe situazioni. Abbiamo messo a punto, diciamo, un nuovo tipo di comunicazione che adesso dovremo sperimentare per vedere. Esatto, appunto l'ultima domanda è quali sono i prossimi appuntamenti? Appunto, l'anno culminerà con l'appuntamento di Sochi in primavera ormai, quasi. E invece quali sono i tuoi prossimi appuntamenti di avvicinamento, diciamo, a questo grande traguardo? Chiaramente il clou della stagione sarà Sochi, però prima ci sono tutte le gare di Coppa del Mondo, quest'anno saranno molte, ci sarà Canada, Stati Uniti, poi ci saranno Qatar Vision Italia, ci sono parecchi appuntamenti, insomma, speriamo di far bene a tutti e di concludere, insomma, con la ciliegina sulla torta finale. Grazie mille Alessandro, in bocca al lupo. Crepi, grazie.